equipaggio, un pensiero squisitamente gentile, la colonia italiana di Shanghai, con a capo lo stesso incaricato d'affari per la Cina, vi dimostra ancora una volta la sua affettuosa simpatia, offrendovi oggi questi bei doni, affinché il vostro Capodanno, benché trascorso lungi dalle vostre famiglie, sia ugualmente lieto. Aprite. $219. È così che vivevano gli stranieri in Cina, ritagliandosi nella terra cinese piccole o grandi porzioni di madrepatria. Queste rarissime immagini tratte dagli archivi dell'Istituto Luce testimoniano della vita della comunità italiana a Shanghai e nelle concessioni territoriali di Tianjin, dove erano presenti anche inglesi, americani, francesi e giapponesi. Ogni anno a Tianjin veniva solennemente ricordata la data di nascita delle concessioni territoriali, il 1900, nel preciso inizio del secolo, quando gli stranieri erano intervenuti in forze per domare la rivolta dei boxer, che veniva definita xenofoba e nella realtà era una rivolta popolare contro lo sfruttamento della Cina da parte delle potenze occidentali, più la Russia di allora e il Giappone. Anche l'Italia Umbertina aveva partecipato alla repressione di quella rivolta, con un contingente di 2.000 marinai da sbarco, 83 ufficiali e 178 quadrupedi che, partendo da Tianjin, erano entrati a Pechino con le truppe delle altre grandi potenze. In cambio, l'Italia aveva ottenuto un'ampia concessione territoriale a Tianjin e una buona compartecipazione allo sfruttamento delle risorse del centro della Cina fra Shanghai e la vallata dello Yangtze-Kiang. Di più non era stato possibile ottenere per la gelosia degli inglesi. Gli occidentali consideravano le concessioni dei punti d'appoggio per controllare il commercio, l'industria cinese, lo sfruttamento delle risorse minerarie. Per il Giappone, invece, il problema era anche quello di occupare la maggiore quantità di terra cinese e trasformarla brutalmente in colonia.
Era praticamente dal 1894 che Cina e Giappone si trovavano in guerra, più o meno dichiarata, prima per il controllo della Corea. In seguito, i giapponesi si erano impadroniti dell'isola di Formosa, della Manciuria e di molte altre province del nord-est della Cina, garantendosi il controllo della stessa capitale imperiale, Pechino. Il paese per loro era come un'arancia, da mangiarsi uno spicchio alla volta. In Manciuria avevano dato vita a un regno fantoccio, il cosiddetto impero del Manciukuo, con alla testa Puji, che era stato l'ultimo imperatore cinese prima della Repubblica e che qui vediamo mentre visita una centrale elettrica in costruzione. Nel Manciukuo i giapponesi avevano costruito le prime ferriere che il paese avesse mai visto, perché questa regione, nei progetti del governo di Tokyo, doveva diventare la base di partenza per la successiva penetrazione in Cina. L'idea generale dei circoli militaristi giapponesi è quella di estendere la propria presa sull'Asia, incominciando dall'Asia estremo orientale. Le guerre, o più precisamente le rapide incursioni nel territorio cinese, incursioni a carattere punitivo, sono una fra le tante manifestazioni di questa nuova aggressività. L'imperatore Hirohito, il Tenno come lo chiamano, sembra impersonare nella propria orgogliosa persona le ambizioni del Giappone. È un sovrano assoluto, una sorta di dio, anche se largamente condizionato dall'elite al potere. E la Cina senza un esercito efficiente, la Cina divisa, indebolita e in preda al caos, appare come un frutto maturo. Dalla Manciuria si può passare alle altre province cinesi. Negli anni 30 il Giappone parte così dal nord alla conquista delle province centrali e di quelle meridionali della Cina, spesso senza nemmeno preoccuparsi di una dichiarazione di guerra formale. Nanchino, che è la capitale nazionalista del Kuomintang, viene selvaggiamente bombardata dal cielo una prima volta nel 1932. E in questo stesso anno si tenta un colpo di forza contro Shanghai, stretta d'assedio, bombardata dal mare e dall'aria. In un solo giorno si contano 20.000 morti fra la popolazione civile. E qui, per una volta tanto, comunisti e nazionalisti fanno causa comune contro gli invasori giapponesi, organizzando la difesa della città. I comunisti sotto la guida di Liu Shaoxi, che è stato compagno di scuola di Mao e in seguito ha studiato a Mosca. La resistenza ha successo. Per il momento, il Giappone deve abbandonare l'impresa. Si raggiunge una tregua che viene negoziata, fra gli altri, dal genero di Mussolini, Galeazzo Ciano, in questi anni console generale italiano a Shanghai. Quanto a Chiang Kai-shek, lo accusano di essere troppo disponibile alla pace in cambio della rinuncia ad intere province. Il nemico principale per lui, in maniera quasi ossessiva, rimane Mao, arroccato nel Soviet popolare dello Shenzhen con la sua capitale Yan'an. Ma l'orgoglio e il patriottismo dei cinesi non è spento. A Xi'an, nel centro della Cina, nel corso di una notte di mistero e di dramma, uno dei tanti signori della guerra che si battono adesso sotto la bandiera del Kuomintang, Chang Shui-liang, cattura Chiang Kai-shek che è giunto per un'ispezione al fronte, lo imprigiona e lo libera solamente dopo avergli imposto di firmare con il delegato di Mao, che si chiama Chu Enlai, un impegno per una guerra di fronte unito contro i giapponesi.
L'intervento giapponese in Cina era un fenomeno di ordine espansionistico e direi un intervento di ordine fisiologico. Non dobbiamo dimenticare infatti che erano gli anni in cui altre potenze, per esempio l'Italia e la Germania in Europa, si mettevano sulla via di un espansionismo che per taluni aveva carattere coloniale, come sarà il caso per l'Italia in Etiopia. Che cosa voleva in sostanza il Giappone? Voleva le materie prime e le pretendeva a buon mercato, che costassero poco, così come gli era utile la manodopera cinese che si pagava un niente. Quanto all'incidente di Xi'an, così chiamato dalla città della Cina dove ebbe luogo, rimane un fatto estremamente misterioso, almeno in alcuni dei suoi aspetti. Quello che sorprende è che Chou Enlai, a nome del suo partito, non abbia cercato di indurre il giovane maresciallo a sbarazzarsi puramente e semplicemente di Chiang Kai-shek, in quel momento l'avversario principale dei comunisti. Le fonti cinesi dicono che non lo fece perché anche lui, Chou Enlai, era un patriota e vedeva tutti i vantaggi di una intesa con Chiang Kai-shek contro i giapponesi. Ma forse non è nemmeno sbagliato supporre che in quel momento nel Partito Comunista Cinese Chou Enlai abbia rappresentato una frazione, come dire, più favorevole all'idea di un fronte unito con il Kuomintang, come Mosca aveva a suo tempo suggerito. In ogni caso, trionfò la tattica del fronte unito, come disse Chou Enlai a Chiang. Un cinese non combatte un cinese. È un'intesa dell'ultimo minuto, appena in tempo. 7 mesi più tardi, nel luglio del 1937, la guerra infatti riprende con tutta la sua carica di distruzione e di morte. Il Giappone parte ancora una volta all'attacco, inalberando sulle baionette dei suoi soldati la bandiera del sollevante. E più che mai adesso l'obiettivo finale di questa guerra terribile che durerà 8 anni è la conquista della Cina. Il 29 luglio i giapponesi scatenano su Tianjin uno spaventoso bombardamento aereo che in 3 ore riduce il quartiere dell'università, rifugio tradizionale degli studenti, dei nazionalisti, di quelle organizzazioni a carattere patriottico che da anni predicano la guerra al Giappone, in un mucchio di rovine fumanti. Migliaia di vittime giacciono sotto le macerie degli edifici. Nel giro dei 4 giorni successivi, gli invasori occupano sia Tianjin che Pechino, malgrado la canita resistenza presso il ponte Marco Polo di 600 gendarmi cinesi, i soli uomini armati che la Cina, ai termini dei trattati con gli occidentali per la tutela delle legazioni, ha il diritto di mantenere in città. Da Pechino dilagano al sud, verso Nanchino, verso la vallata dello Yangtze-Kiang, e Shanghai, dove già mantengono una forte guarnigione. Nanchino viene occupata. L'esercito giapponese vi entra sopra un tappeto di cadaveri, sottoponendo in seguito la città a uno dei più feroci saccheggi della storia. Migliaia di soldati e civili vengono assassinati agli angoli delle strade, mentre i giapponesi, ubriachi di vino e di sangue, si danno al furto e allo stupro. In agosto i giapponesi sono di fronte a Shanghai, intimando la resa senza condizioni. La guarnigione cinese respinge tuttavia l'ultimatum, lanciandosi nella battaglia con furore ed entusiasmo inaspettati. Operai, impiegati, scaricatori, studenti si affiancano ai soldati sostenendo un assedio di 3 mesi
durante il quale i cinesi registrano una maggiore quantità di perdite dei francesi sulla Somme. Chang perde il 60% dei suoi effettivi, ma anche i giapponesi pagano duramente la presa di Shanghai, che al solito, una volta occupata, viene sottoposta al saccheggio. Chang, nel frattempo, ha trasferito la sua capitale a Chongqing, fra le montagne del nord-ovest della Cina, una città che si giudica inaccessibile e che sarà fino al 1945 la nuova capitale della Cina nazionalista. I giapponesi lo tallonano da presso, occupando Wuhan. La provincia all'intorno può tuttavia venire salvata, bombardando dal cielo le dighe sul fiume Giallo e allagando così le campagne. La zona allagata è grande quanto un terzo dell'Italia, con 10 città e più di 4.000 villaggi. Milioni di persone, coi campi allagati, si trovano ridotte alla fame, con le case crollate sotto la furia delle acque. Ma per il momento l'avanzata dei giapponesi viene bloccata. L'esercito del Sollevante, che si è abbattuto sulla Cina col potere distruttivo di una tempesta, forte della sua superiorità in armamenti e della sua indiscussa tecnologia, è costretto a rallentare l'impresa, ad abbandonare i principi della guerra lampo, cari ai purabili strateghi dell'alto comando imperiale. Incomincia, al contrario, la fase cosiddetta della digestione, mirante a rendere più stabile l'occupazione di questa immensa Cina, dove l'esercito giapponese vittorioso appare come disperso e disorientato. Fino a questo momento, la guerra è costata alla Cina, malgrado che nessuno ne abbia tenuto il conto preciso, 1 milione di morti, che saranno probabilmente 2 al finire del conflitto nel 1945. Per i contadini le sofferenze sono terribili. I giapponesi occupano in forza i villaggi, sequestrando ogni cosa, i viveri, le scarse suppellettili e, naturalmente, il denaro che vi trovano. La miseria della gente comune assume caratteri allucinanti. Le strade si riempiono di profughi. Sono intere famiglie, un flusso ininterrotto di persone che vagano di provincia in provincia, fuggendo davanti al progredire della guerra. La morte diventa un'esperienza consueta, uno spettacolo che si incontra ad ogni angolo di strada. Coi raccolti distrutti si fa sentire ancora una volta il flagello della carestia. Nel 1940 si calcola che la Cina abbia prodotto nelle campagne appena il 50% del necessario a sfamare la sua popolazione. Ciò detto, la Cina nel suo insieme non cede, rifiuta la resa e l'assimilazione, si approfondisce semmai l'odio per gli invasori.
Per Chiang Kai-shek potrebbe essere il momento di passare alla controffensiva. Ma egli sembra respingere l'occasione che la storia gli offre. Si chiude piuttosto nell'attesa, lasciando alla moglie, la bellissima Song Mei-ling, di svolgere una più sottile opera di convinzione e di propaganda sul fronte interno o presso il congresso americano, dove domanda aiuto e sostegno per la causa nazionalista. Se la moglie di Chiang in quegli anni faceva vita pubblica, chi non si vedeva mai, chi si continua a non vedere ancora, è la moglie di Mao, Chan Qing. Come mai? È spiegabile. Mao, in questi anni, conduce la guerra contro i giapponesi dalla città in caverne di Yan'an, nello Shaanxi, che i giapponesi non riescono ad occupare, cosa che conferma la bontà della scelta logistica dei comunisti cinesi. Ma Chan Qing non compare davanti al grosso pubblico, al punto che in Occidente si diffonde una leggenda, la leggenda che Mao non sia sposato. Il fatto è che all'epoca, siamo ancora agli anni 30, su Chan Qing può essere ricaduta la proibizione degli altri capi comunisti, che, essendo lei un'attrice dal passato oscuro o comunque non del tutto chiaro, doveva rimanere nell'ombra per 20 anni almeno. Era certamente una imposizione ingiusta, ma così stavano le cose. D'altra parte, in genere, le mogli dei capi comunisti non si vedono, a meno che non abbiano una posizione ufficiale nel partito. Molte cose, frattanto, sono cambiate. La presenza di Chiang Kai-shek alla conferenza del Cairo con Churchill e Roosevelt segna una svolta nella storia cinese, e non solamente cinese. Adesso la Cina non è più sola a combattere. Il dramma della guerra sconvolge il mondo intero. La lotta in furia in Nord Africa, sul fronte russo, in Europa fra gli alleati e le potenze dell'asse. In Asia, anche gli Stati Uniti sono in guerra contro il Giappone. Soltanto la Russia, così duramente impegnata in Occidente, sceglie in questa stessa Asia la strada della neutralità. Ma nemmeno l'allargarsi del conflitto, che si è dilatato su scala mondiale, induce Chiang Kai-shek ad un maggiore attivismo. L'atteggiamento di Chiang Kai-shek finisce col far ricadere il peso maggiore della guerra in questi anni sulle spalle di Mao e dei comunisti cinesi. Da Yan'an è partita l'ottava armata di marcia, mentre più al sud, verso la vallata dello Yangtze-Qian, è riuscito ai comunisti di organizzare una seconda armata, la quarta armata di marcia, in parte massacrata da un attacco improvviso dei nazionalisti, perché l'alleanza di Xi'an non esclude i colpi di coda. Sotto la grande regia di Mao e la guida operativa di Chu Te, l'esercito popolare oppone alla guerra lampo dei giapponesi la tattica di una guerra, come dice Mao, di lunga durata, interrompendo le comunicazioni, bruciando i raccolti, sollevando le popolazioni. Non senza affrontare il nemico in campo aperto, come al passo di Ping Xinquan nella provincia dello Shaanxi, dove un'intera armata giapponese viene accerchiata e distrutta. L'atomica di Hiroshima, col suo fungo ancora misterioso che si leva a monitore verso il cielo, è il simbolo stesso della fine della guerra in Asia. È una data storica per l'umanità, per il mondo, una data piena di enormi conseguenze a venire, anche se nessuno ancora è in grado di valutarle. Negli ultimi giorni di guerra, anche la Russia ha interrotto il suo stato di neutralità col Giappone, intervenendo in Manciuria con l'armata del maresciallo Malinovskij. Un intervento di cui rimane a Mukden questa testimonianza, il monumento ai caduti di guerra sovietici.
L'unità di intenti fra nazionalisti e comunisti in questo momento pare ancora tenere alla prova della vittoria. Dall'agosto all'ottobre del 1945, Mao stesso si reca a Chongqing, accolto, è ovvio, dalla curiosità generale. Questo brindisi storico fra Chiang Kai-shek e Mao segna l'impegno a una riunificazione pacifica di tutta la Cina. Oltre a Chiang Kai-shek, anche Chu Enlai ha firmato l'atto di resa del Giappone, presente fra gli altri l'americano Marshall, l'inviato personale del presidente degli Stati Uniti. La Cina è diventata il quinto grande delle Nazioni Unite, il nuovo organismo mondiale che dovrebbe sovrintendere alla pace. Ha ottenuto dagli occidentali la rinuncia alle concessioni territoriali. Ma nel profondo il dissidio continua ed è nella realtà insanabile. È il dissidio fra chi vede nella fine della guerra l'occasione per un'opera profonda di trasformazione sociale e chi invece vorrebbe conservare l'ordine esistente, i privilegi delle banche e del grande capitale, pur non rifiutandosi in assoluto a qualche riforma. Ed è anche possibile che da parte di Mao vi sia il senso di un'ingiustizia subita, perché egli ritorna nell'ombra, mentre gli onori e la gloria in apparenza spettano solamente a Chiang Kai-shek. Mao è rientrato a Yan'an con i fedelissimi Chu Te, Chu Enlai, Liu Shaoqi e con Lin Piao, che dall'Armata Rossa sta salendo anche nel vertice del partito. E al solito, questo Mao del 1945 si è trovato di fronte ai contraddittori consigli di Mosca. È ben vero che Malinowski, ritirandosi dalla Manciuria, gli ha ceduto le armi dei giapponesi, cosa che ha consentito di meglio equipaggiare l'esercito popolare. Ma il consiglio è ancora una volta quello di una collaborazione col Kuomintang nazionalista, come rivelerà Stalin allo jugoslavo Kardeli. Dopo la guerra, dicemmo chiaro e tondo ai compagni cinesi che secondo noi il sollevamento delle masse in Cina non aveva possibilità di sviluppo. La risposta di Mao sarà altrettanto concisa. Il socialismo non è uno stampo di gesso. Mislim da je, da je Stalin zazirao od kineske revolucije. Credo anche che Stalin guardasse con diffidenza alla rivoluzione cinese. Egli aveva un certo timore di essa, come di tutte le rivoluzioni. Per istinto sapeva che tutte le rivoluzioni sviluppano forze che diventano o che possono diventare incontrollabili. Ma nello stesso tempo sapeva che una rivoluzione in Cina era l'unico modo per allargare l'impero sovietico. Egli aiutava le rivoluzioni, ma non con entusiasmo. Mi ricordo per esempio della rivoluzione jugoslava. Non possiamo dire che non ci abbia aiutato, anzi ci aiutò, ma sempre con certe riserve e nell'intento di imporre un orientamento che conveniva a lui, alla sua politica estera. La politica di Stalin in sostanza era duplice, cioè andava in due direzioni, riguardo alla rivoluzione cinese e anche riguardo ad altri paesi, Spagna, Jugoslavia, Grecia, dopo il 1945 con l'insurrezione comunista che si verificò. Da tutto questo trarrei la seguente conclusione. Ogni rivoluzione che speri nell'aiuto di Mosca o di qualsiasi altro paese e non conti sulle proprie forze, probabilmente si risolve in modo catastrofico.
alla conferenza di Carbin dell'ufficio nord-orientale del Partito Comunista della Cina. Il generale Lin Biao comunica l'ordine di Mao Zedong di passare alla controffensiva generale in Manciuria. Gao Gan e i membri dell'ufficio rimangono per dirigere i territori liberati della Manciuria e preparare la prossima operazione su larga scala. Il generale Lin Biao parte per il fronte. Le immagini che avete visto, come la voce dello speaker originale in un italiano quasi soffocato dall'accento russo, sono tratte anch'esse dal documentario girato da operatori sovietici sotto la regia di Sergei Gerassimov negli anni dell'amicizia cino-sovietica. Sono immagini eccezionali, le immagini che non si erano mai viste prima della guerra civile in Cina, la guerra che condurrà Mao al potere. Immagini girate in prima linea, a ridosso delle trincee, al seguito dei soldati che combattono. Ed è doveroso sottolineare la bravura e il coraggio degli operatori. Sono immagini che partono dalla Manciuria, dove la guerra civile segna la sua svolta decisiva, a cominciare dall'autunno del 1948. È Chiang Kai-shek a rompere la tregua, fidando nella solidità numerica del suo esercito, 90 divisioni contro le 18 divisioni di Mao. Il Kuomintang controlla le città, Mao le campagne. Ma adesso quello di Mao non è più soltanto un esercito contadino. Può contare sulle armi che i giapponesi hanno lasciato dietro di sé e su quelle che gli Stati Uniti hanno fornito all'esercito del Kuomintang e che cadranno nelle mani dei combattenti dell'Armata Popolare. Può contare ancora su un uomo in grado di rivelare doti, oltre che di guerrigliero, di moderno stratega, Lin Biao. Agli inizi è Mao a soccombere, nei due anni difficili fra il 1946 e il 1947. È perfino costretto ad abbandonare la sua capitale rivoluzionaria, Yan'an. La riscossa parte invece dalla Manciuria, dove assieme a Lin Biao, il comandante militare, regna Cao Ban, il segretario di partito. Due personaggi magnificati adesso come eroi e in seguito, nella contrastata vicenda del comunismo cinese, destinati ad essere bollati quali traditori. L'obiettivo generale di Lin Biao sono dapprima le tre grandi città mancesi di Qingzhou, Changchun e Mukden, i grandi centri industriali del nord-est, contro i quali scatena la sua mitica quarta armata. Chiang Kai-shek tenta di rompere il cerchio per portare aiuto alla guarnigione di Qingzhou, ma è tutto sommato quello che Lin Biao voleva, attirare i nazionalisti nelle campagne per sgominarli. L'ordine del giorno di Lin Biao alle truppe si riassume nelle più semplici delle parole: attaccare, attaccare sempre. La città cade, la segue di lì a poco nella resa Changchun. Generali e soldati del Kuomintang escono dai rifugi con le braccia alzate. I prigionieri si contano a migliaia, via via a centinaia di migliaia. È già inverno quando l'assedio raggiunge Mukden. È il momento decisivo, quello in cui si perde o si conquista definitivamente la Manciuria. A questo esercito che viene dal popolo non manca l'aiuto del popolo. Alle truppe di Lin Biao appare finalmente Mukden, distesa nella pianura della Manciuria meridionale. Il problema è quello di un rapido attacco per salvare gli impianti industriali. La marcia avviene in mezzo a rovine e distruzioni, quelle che l'esercito nazionalista ha lasciato dietro di sé.
Mukden, dopo la vittoria, sarà soprattutto questo spettacolo di armi abbandonate, di soldati che si arrendono, ingrossando l'armata degli sconfitti. Grande è la gioia di chi riconosce nell'esercito di Mao un esercito di liberazione. La grande muraglia, l'inutile quanto spettacolare barriera eretta dagli imperatori cinesi contro le invasioni dal nord, rappresenta per Lin Biao la tappa successiva di un'impresa militare che sembra avere adesso soltanto la faccia del successo. È ancora una volta questa della quarta armata, a cui si è aggiunta un'armata d'appoggio che Mao gli ha spedito dallo Shanxi riconquistato, una marcia fra mezzo a un popolo che gli è amico, i contadini, la grande massa anonima dei contadini cinesi, ai quali la rivoluzione maoista promette la terra, gli attrezzi da lavoro, in una parola, il sogno di una riforma agraria che si realizza. Quanto alla Manciuria, è diventata una sorta di immensa retrovia, il polmone del fronte, grazie soprattutto ai suoi impianti industriali. All'esercito che avanza è in grado di fornire viveri, indumenti, armi, ogni genere di rifornimenti che corrono verso il sud sui treni e sui camions. La Grande Muraglia viene raggiunta e superata nel dicembre di questo 1948. Ed è ancora la quarta armata di Lin Biao a sferrare l'attacco decisivo, volgendosi dapprima contro Kalgan, una città chiave, arroccata fra le montagne. La città che controlla la zona di confine fra lo Shanxi e la provincia dell'Opei, dove è situata Pechino. La splendida Pechino, coi suoi palazzi dorati, la capitale della Cina di sempre, la Cina imperiale. I piani prevedono di stringere Pechino fra due fuochi, occupando dapprima Kalgan e in seguito Tianjin verso oriente sul mare. Da una parte e dall'altra del fronte sono in campo non meno di 500.000 uomini, una massa enorme, ai quali vanno sommate le riserve. Forse si raggiunge il milione di uomini. Un altro degli aspetti interessanti, oserei dire fondamentali, della rivoluzione cinese è quello che chiamerei il gigantismo della lotta, almeno in questa fase conclusiva. Non è soltanto perché la Cina era ed è densamente popolata,
che grandi masse hanno preso parte alla rivoluzione e alla guerra, quanto piuttosto per la stessa natura di questa rivoluzione cinese. La gran massa dei contadini era ormai presa da autentico furore rivoluzionario, così come gli strati poveri delle città, anche perché la rivoluzione era un evento profetico che apriva nuove speranze alla gente più povera, avvilita. La rivoluzione cinese doveva di conseguenza attirare le grandi masse, altrimenti non avrebbe potuto vincere. E anche sotto tale aspetto, la rivoluzione maoista non può essere paragonata dal punto di vista storico all'ottobre del 1917 in Russia. L'ottobre del 1917, in un certo senso, fu più significativo, ma non coinvolse le grandi masse come in Cina con Mao. Anche per questo, il successo di Mao solleva grande impressione come di un avvenimento enorme, come un moto autentico del popolo teso nell'insieme verso qualcosa di nuovo. Anche in questa seconda fase della campagna, Lin Piao applica la tattica già sperimentata con successo in Manciuria, che è di corrodere lentamente le difese dell'avversario, chiudendolo in un anello sempre più stretto, nel quale è praticamente impossibile far penetrare i rifornimenti. Segue l'attacco generale con tutte le forze disponibili, carri armati, fanterie e cannoni. Il prezzo da pagare talvolta può essere alto, lo si giudica legittimo. Calgan cade alla vigilia del Natale del 1948. L'esercito dei giovani contadini, diventati soldati all'appello di Mao, ha vinto una volta di più. Tocca adesso a Tianjin, il grande porto sul mare. È una città munita con spettacolari lavori di fortificazione in cemento armato. Chiang Kai-shek ha raggruppato al suo interno qualcosa come 200.000 uomini. Anche per questo, per evitare il massacro, Lin Piao e i suoi ufficiali offrono agli avversari 24 ore di tempo per la resa. La risposta è negativa. L'attacco parte nei primi giorni del gennaio 1949. È una battaglia di grandi proporzioni, forse una delle maggiori del conflitto. Una battaglia di carri armati ai quali solamente più avanti si sostituiscono gli uomini. Cadute le difese periferiche, si combatte di strada in strada fra edifici sventrati dalle bombe. Tianjin prende l'aspetto di una Stalingrado cinese. Attaccata contemporaneamente dal nord e dall'ovest, Tianjin cade. Le truppe di Mao esultano, ma rimane ancora, quale ultima difesa, la sede dello Stato Maggiore. Anche questa, alla fine, capitola, alzando la bandiera bianca dopo un estremo tentativo di resistenza. Rimane Pechino, la capitale imperiale, con i suoi superbi palazzi, ricordo delle dinastie tartare, dei grandi imperatori Ming o di quelli mancesi. Ed è importante che Pechino riesca ad evitare le distruzioni, le morti di una battaglia di strada. La città si arrende il 31 gennaio del 1949, grazie ad una decisione spontanea dei suoi difensori che rinunciano alle armi.
Questo cambio della guardia di fronte ad una delle tante porte d'accesso alla città segna un momento decisivo per la Cina. È il trionfo. Il trionfo di Lin Biao e degli altri generali che lo hanno seguito nell'impresa. E con loro è il trionfo di Mao. La sfilata della vittoria durerà 10 ore consecutive. La città intera si riversa per strada. È una folla che può anche incontrare nel suo scorrere edifici che un tempo sollevavano l'odio, come questo dell'ambasciata americana, la roccaforte, si dice, del capitalismo occidentale. Ma adesso, nel momento del trionfo, c'è posto soprattutto per questi sorrisi dei giovani, per queste facce felici che già preannunciano la Cina del domani. L'atomica di Hiroshima, col suo fungo ancora misterioso che si leva a monitore verso il cielo, è il simbolo stesso della fine della guerra in Asia. È una data storica per l'umanità, per il mondo, una data piena di enormi conseguenze a venire, anche se nessuno ancora è in grado di valutarle. Negli ultimi giorni di guerra, anche la Russia ha interrotto il suo stato di neutralità col Giappone, intervenendo in Manciuria con l'armata del maresciallo Malinovskij. Un intervento di cui rimane a Mukden questa testimonianza, il monumento ai caduti di guerra sovietici. L'unità di intenti fra nazionalisti e comunisti in questo momento pare ancora tenere alla prova della vittoria. Dall'agosto all'ottobre del 1945, Mao stesso si reca a Chongqing, accolto, è ovvio, dalla curiosità generale. Questo brindisi storico fra Chiang Kai-shek e Mao segna l'impegno a una riunificazione pacifica di tutta la Cina. Oltre a Chiang Kai-shek, anche Chou Enlai ha firmato l'atto di resa del Giappone
presente fra gli altri l'americano Marshall, l'inviato personale del presidente degli Stati Uniti. La Cina è diventata il quinto grande delle Nazioni Unite, il nuovo organismo mondiale che dovrebbe sovrintendere alla pace. Ha ottenuto dagli occidentali la rinuncia alle concessioni territoriali. Ma nel profondo il dissidio continua ed è nella realtà insanabile. È il dissidio fra chi vede nella fine della guerra l'occasione per un'opera profonda di trasformazione sociale e chi invece vorrebbe conservare l'ordine esistente, i privilegi delle banche e del grande capitale, pur non rifiutandosi in assoluto a qualche riforma. Ed è anche possibile che da parte di Mao vi sia il senso di un'ingiustizia subita, perché egli ritorna nell'ombra, mentre gli onori e la gloria in apparenza spettano solamente a Chiang Kai-shek. La presenza di Chiang Kai-shek alla conferenza del Cairo con Churchill e Roosevelt segna una svolta nella storia cinese, e non solamente cinese. Adesso la Cina non è più sola a combattere. Il dramma della guerra sconvolge il mondo intero. La lotta infuria in Nord Africa, sul fronte russo, in Europa fra gli alleati e le potenze dell'asse. In Asia, anche gli Stati Uniti sono in guerra contro il Giappone. Soltanto la Russia, così duramente impegnata in Occidente, sceglie in questa stessa Asia la strada della neutralità. Ma nemmeno l'allargarsi del conflitto, che si è dilatato su scala mondiale, induce Chiang Kai-shek ad un maggiore attivismo. L'atteggiamento di Chiang Kai-shek finisce col far ricadere il peso maggiore della guerra in questi anni sulle spalle di Mao e dei comunisti cinesi. Da Yan'an è partita l'ottava armata di marcia, mentre più al sud, verso la vallata dello Yangtze-Kiang, è riuscito ai comunisti di organizzare una seconda armata, la quarta armata di marcia, in parte massacrata da un attacco improvviso dei nazionalisti, perché l'alleanza di Xi'an non esclude i colpi di coda. Sotto la grande regia di Mao e la guida operativa di Chu Te, l'esercito popolare oppone alla guerra lampo dei giapponesi la tattica di una guerra, come dice Mao, di lunga durata, interrompendo le comunicazioni, bruciando i raccolti, sollevando le popolazioni, non senza affrontare il nemico in campo aperto, come al passo di Ping Xin Quan nella provincia dello Shensi, dove un'intera armata giapponese viene accerchiata e distrutta. L'atomica di Hiroshima, col suo fungo ancora misterioso che si leva a monitore verso il cielo, è il simbolo stesso della fine della guerra in Asia. È una data storica per l'umanità, per il mondo, una data piena di enormi conseguenze a venire, anche se nessuno ancora è in grado di valutarle. Negli ultimi giorni di guerra, anche la Russia ha interrotto il suo stato di neutralità col Giappone, intervenuto di partenza per la successiva penetrazione in Cina. L'idea generale dei circoli militaristi giapponesi è quella di estendere la propria presa sull'Asia, incominciando dall'Asia estremo orientale. Le guerre, o più precisamente le rapide incursioni nel territorio cinese, incursioni a carattere punitivo, sono una fra le tante manifestazioni di questa nuova aggressività.
L'imperatore Hirohito, il Tenno come lo chiamano, sembra impersonare nella propria orgogliosa persona le ambizioni del Giappone. È un sovrano assoluto, una sorta di dio, anche se largamente condizionato dall'elite al potere. E la Cina senza un esercito efficiente, la Cina divisa, indebolita e in preda al caos, appare come un frutto maturo. Dalla Manciuria si può passare alle altre province cinesi. Negli anni 30 il Giappone parte così dal nord alla conquista delle province centrali e di quelle meridionali della Cina, spesso senza nemmeno preoccuparsi di una dichiarazione di guerra formale. Nanchino, che è la capitale nazionalista del Kuomintang, viene selvaggiamente bombardata dal cielo una prima volta nel 1932. E in questo stesso anno si tenta un colpo di forza contro Shanghai, stretta d'assedio, bombardata dal mare e dall'aria. In un solo giorno si contano 20.000 morti fra la popolazione civile. E qui, per una volta tanto, comunisti e nazionalisti fanno causa comune contro gli invasori giapponesi, organizzando la difesa della città. I comunisti sotto la guida di Liu Shaoxi, che è stato compagno di scuola di Mao e in seguito ha studiato a Mosca. La resistenza ha successo. Per il momento, il Giappone deve abbandonare l'impresa. Si raggiunge una tregua che viene negoziata, fra gli altri, dal genero di Mussolini, Galeazzo Ciano, in questi anni console generale italiano a Shanghai. Attaccata contemporaneamente dal nord e dall'ovest, Tienzin cade. Le truppe di Mao esultano, ma rimane ancora, quale ultima difesa, la sede dello Stato Maggiore. Anche questa alla fine capitola, alzando la bandiera bianca dopo un estremo tentativo di resistenza. Rimane Pechino, la capitale imperiale, con i suoi superbi palazzi, ricordo delle dinastie tartare, dei grandi imperatori Ming o di quelli mancesi. Ed è importante che Pechino riesca ad evitare le distruzioni, le morti di una battaglia di strada. La città si arrende il 31 gennaio del 1949, grazie ad una decisione spontanea dei suoi difensori che rinunciano alle armi. Questo cambio della guardia di fronte ad una delle tante porte d'accesso alla città segna un momento decisivo per la Cina. È il trionfo. Il trionfo di Lin Piao e degli altri generali che lo hanno seguito nell'impresa. E con loro è il trionfo di Mao. La sfilata della vittoria durerà 10 ore consecutive. La città intera si riversa per strada. È una folla che può anche incontrare nel suo scorrere edifici che un tempo sollevavano l'odio, come questo dell'ambasciata americana, la roccaforte, si dice, del capitalismo occidentale. Ma adesso, nel momento del trionfo, c'è posto soprattutto per questi sorrisi dei giovani, per queste facce felici che già preannunciano la Cina del domani.
un'intera armata giapponese viene accerchiata e distrutta. L'atomica di Hiroshima, col suo fungo ancora misterioso che si leva a monitore verso il cielo, è il simbolo stesso della fine della guerra in Asia. È una data storica per l'umanità, per il mondo, una data piena di enormi conseguenze a venire, anche se nessuno ancora è in grado di valutarle. Negli ultimi giorni di guerra, anche la Russia ha interrotto il suo stato di neutralità col Giappone, intervenendo in Manciuria con l'armata del maresciallo Malinovskij. Un intervento di cui rimane a Mukden questa testimonianza, il monumento ai caduti di guerra sovietici. L'unità di intenti fra nazionalisti e comunisti in questo momento pare ancora tenere alla prova della vittoria. Dall'agosto all'ottobre del 1945, Mao stesso si reca a Chongqing, accolto, è ovvio, dalla curiosità generale. Questo brindisi storico fra Chiang Kai-shek e Mao segna l'impegno a una riunificazione pacifica di tutta la Cina. Oltre a Chiang Kai-shek, anche Chu Enlai ha firmato l'atto di resa del Giappone, presente fra gli altri l'americano Marshall, l'inviato personale del presidente degli Stati Uniti. La Cina è diventata il quinto grande delle Nazioni Unite, il nuovo organismo mondiale che dovrebbe sovrintendere alla pace. Ha ottenuto dagli occidentali la rinuncia alle concessioni territoriali. Ma nel profondo il dissidio continua ed è nella realtà insanabile. È il dissidio fra chi vede nella fine della guerra l'occasione per un'opera profonda di trasformazione sociale e chi invece vorrebbe conservare l'ordine esistente, i privilegi delle banche e del grande capitale, pur non rifiutandosi in assoluto a qualche riforma. Ed è anche possibile che da parte di Mao vi sia il senso di un'ingiustizia subita, perché egli ritorna nell'ombra, mentre gli onori e la gloria in apparenza spettano solamente a Chiang Kai-shek. In agosto i giapponesi sono di fronte a Shanghai, intimando la resa senza condizioni. La guarnigione cinese respinge tuttavia l'ultimatum, lanciandosi nella battaglia con furore ed entusiasmo inaspettati. Operai, impiegati, scaricatori, studenti si affiancano ai soldati sostenendo un assedio di 3 mesi, durante il quale i cinesi registrano una maggiore quantità di perdite dei francesi sulla Somme. Chang perde il 60% dei suoi effettivi, ma anche i giapponesi pagano duramente la presa di Shanghai, che al solito, una volta occupata, viene sottoposta al saccheggio. Chang, nel frattempo, ha trasferito la sua capitale a Chongqing, fra le montagne del nord-ovest della Cina, una città che si giudica inaccessibile e che sarà, fino al 1945, la nuova capitale della Cina nazionalista. I giapponesi lo tallonano da presso, occupando Wuhan. La provincia all'intorno può tuttavia venire salvata, bombardando dal cielo le dighe sul fiume Giallo e allagando così le campagne. La zona allagata è grande quanto un terzo dell'Italia, con 10 città e più di 4.000 villaggi.
Milioni di persone, coi campi allagati, si trovano ridotte alla fame, con le case crollate sotto la furia delle acque. Ma per il momento l'avanzata dei giapponesi viene bloccata. L'esercito del Sollevante, che si è abbattuto sulla Cina col potere distruttivo di una tempesta, forte della sua superiorità in armamenti e della sua indiscussa tecnologia, è costretto a rallentare l'impresa, ad abbandonare i principi della guerra lampo, cari ai purabili strateghi dell'alto comando imperiale. Incomincia al contrario la Mukden, dopo la vittoria, sarà soprattutto questo spettacolo di armi abbandonate, di soldati che si arrendono, ingrossando l'armata degli sconfitti. Grande è la gioia di chi riconosce nell'esercito di Mao un esercito di liberazione. La grande muraglia, l'inutile quanto spettacolare barriera eretta dagli imperatori cinesi contro le invasioni dal nord, rappresenta per Lin Biao la tappa successiva di un'impresa militare che sembra avere adesso soltanto la faccia del successo. È ancora una volta questa della quarta armata, a cui si è aggiunta un'armata d'appoggio che Mao gli ha spedito dallo Shanxi riconquistato, una marcia fra mezzo a un popolo che gli è amico, i contadini, la grande massa anonima dei contadini cinesi, ai quali la rivoluzione maoista promette la terra, gli attrezzi da lavoro, in una parola, il sogno di una riforma agraria che si realizza. Quanto alla Manciuria, è diventata una sorta di immensa retrovia, il polmone del fronte, grazie soprattutto ai suoi impianti industriali. All'esercito che avanza è in grado di fornire viveri, indumenti, armi, ogni genere di rifornimenti che corrono verso il sud sui treni e sui camions. Anche in questa seconda fase della campagna, Lin Biao applica la tattica già sperimentata con successo in Manciuria, che è di corrodere lentamente le difese dell'avversario, chiudendolo in un anello sempre più stretto, nel quale è praticamente impossibile far penetrare i rifornimenti. Segue l'attacco generale con tutte le forze disponibili, carri armati, fanterie e cannoni. Il prezzo da pagare talvolta può essere alto, lo si giudica legittimo. Kalgan cade alla vigilia del Natale del 1948. L'esercito dei giovani contadini, diventati soldati all'appello di Mao, ha vinto una volta di più. Tocca adesso a Tianjin, il grande porto sul mare. È una città munita con spettacolari lavori di fortificazione in cemento armato.
Chiang Kai-shek ha raggruppato al suo interno qualcosa come 200.000 uomini. Anche per questo, per evitare il massacro, Lin Piao e i suoi ufficiali offrono agli avversari 24 ore di tempo per la resa. La risposta è negativa. L'attacco parte nei primi giorni del gennaio 1949. È una battaglia di grandi proporzioni, forse una delle maggiori del conflitto. Una battaglia di carri armati ai quali solamente più avanti si sostituiscono gli uomini. Cadute le difese periferiche, si combatte di strada in strada fra edifici sventrati dalle bombe. Tianjin prende l'aspetto di una Stalingrado cinese. Attaccata contemporaneamente dal nord e dall'ovest, Tianjin cade. Le truppe di Mao esultano, ma rimane ancora, quale ultima difesa, la sede dello Stato Maggiore. Ma l'orgoglio e il patriottismo dei cinesi non è spento. A Xi'an, nel centro della Cina, nel corso di una notte di mistero e di dramma, uno dei tanti signori della guerra che si battono adesso sotto la bandiera del Kuomintang, Chang Shui-liang, cattura Chiang Kai-shek che è giunto per un'ispezione al fronte, lo imprigiona e lo libera solamente dopo avergli imposto di firmare con il delegato di Mao, che si chiama Chu Enlai, un impegno per una guerra di fronte unito contro i giapponesi. L'intervento giapponese in Cina era un fenomeno di ordine espansionistico e direi un intervento di ordine fisiologico. Non dobbiamo dimenticare infatti che erano gli anni in cui altre potenze, per esempio l'Italia e la Germania in Europa, si mettevano sulla via di un espansionismo che per taluni aveva carattere coloniale, come sarà il caso per l'Italia in Etiopia. Che cosa voleva in sostanza il Giappone? Voleva le materie prime e le pretendeva a buon mercato, che costassero poco, così come gli era utile la manodopera cinese che si pagava un niente. Quanto all'incidente di Xi'an, così chiamato dalla città della Cina dove ebbe luogo, rimane un fatto estremamente misterioso, almeno in alcuni dei suoi aspetti. Quello che sorprende è che Chu Enlai, a nome del suo partito, non abbia cercato di indurre il giovane maresciallo a sbarazzarsi puramente e semplicemente di Chiang Kai-shek, in quel momento l'avversario principale dei comunisti. Le fonti cinesi dicono che non lo fece perché anche lui, Chu Enlai, era un patriota e vedeva tutti i vantaggi di una intesa con Chiang Kai-shek contro i giapponesi. Ma forse non è nemmeno sbagliato supporre che in quel momento nel Partito Comunista Cinese Chu Enlai abbia rappresentato una frazione, come dire, più favorevole all'idea di un fronte unito con il Kuomintang, come Mosca aveva a suo tempo suggerito. In ogni caso, trionfò la tattica del fronte unito, come disse Chu Enlai a Chang. Un cinese non combatte un cinese. È un'intesa dell'ultimo minuto, appena in tempo. 7 mesi più tardi, nel luglio del 1937, la guerra infatti riprende con tutta la sua carica di distruzione e di morte. Il Giappone parte ancora una volta all'attacco, inalberando sulle baionette dei suoi soldati la bandiera del sollevante. E più che mai adesso l'obiettivo finale di questa guerra terribile che durerà 8 anni
è la conquista della Cina. Che Stalin guardasse con diffidenza alla rivoluzione cinese. Egli aveva un certo timore di essa, come di tutte le rivoluzioni. Per istinto sapeva che tutte le rivoluzioni sviluppano forze che diventano o che possono diventare incontrollabili. Ma nello stesso tempo sapeva che una rivoluzione in Cina era l'unico modo per allargare l'impero sovietico. Egli aiutava le rivoluzioni, ma non con entusiasmo. Mi ricordo per esempio della rivoluzione jugoslava. Non possiamo dire che non ci abbia aiutato, anzi ci aiutò, ma sempre con certe riserve e nell'intento di imporre un orientamento che conveniva a lui, alla sua politica estera. La politica di Stalin in sostanza era duplice, cioè andava in due direzioni, riguardo alla rivoluzione cinese e anche riguardo ad altri paesi, Spagna, Jugoslavia, Grecia, dopo il 1945 con l'insurrezione comunista che si verificò. Da tutto questo trarrei la seguente conclusione. Ogni rivoluzione che speri nell'aiuto di Mosca o di qualsiasi altro paese e non conti sulle proprie forze, probabilmente si risolve in modo catastrofico. La conferenza di Carbin dell'ufficio nord-orientale del Partito Comunista della Cina. Il generale Lin Biao comunica l'ordine di Mao Zedong di passare alla controffensiva generale in Manciuria. Gao Gan e i membri dell'ufficio rimangono per dirigere i territori liberati della Manciuria e preparare la prossima operazione su larga scala. Il generale Lin Biao parte per il fronte. Le immagini che avete visto, come la voce dello speaker originale in un italiano quasi soffocato dall'accento russo, sono tratte anch'esse dal documentario girato da operatori sovietici sotto la regia di Sergei Gerassimov negli anni dell'amicizia cino-sovietica. Sono immagini eccezionali, le immagini che non si erano mai viste prima della guerra civile in Cina, la guerra che condurrà Mao al potere. Immagini girate in prima linea, a ridosso delle trincee, al seguito dei soldati che combattono. Ed è doveroso sottolineare la bravura e il coraggio degli operatori. Sono immagini che partono dalla Manciuria, dove la guerra civile segna la sua svolta decisiva, a cominciare dall'autunno del 1948. È Chiang Kai-shek a rompere la tregua, fidando nella solidità numerica del suo esercito, 90 divisioni, chiudere lentamente le difese dell'avversario, chiudendolo in un anello sempre più stretto, nel quale è praticamente impossibile far penetrare i rifornimenti. Segue l'attacco generale con tutte le forze disponibili, carri armati, fanterie e cannoni. Il prezzo da pagare talvolta può essere alto, lo si giudica legittimo. Kalgan cade alla vigilia del Natale del 1948. L'esercito dei giovani contadini, diventati soldati all'appello di Mao, ha vinto una volta di più. Tocca adesso a Tianjin, il grande porto sul mare. È una città munita con spettacolari lavori di fortificazione in cemento armato. Chiang Kai-shek ha raggruppato al suo interno qualcosa come 200.000 uomini. Anche per questo, per evitare il massacro, Lin Biao e i suoi ufficiali offrono agli avversari 24 ore di tempo per la resa. La risposta è negativa. L'attacco parte nei primi giorni del gennaio 1949. È una battaglia di grandi proporzioni, forse una delle maggiori del conflitto. Una battaglia di carri armati ai quali solamente più avanti si sostituiscono gli uomini.
Cadute le difese periferiche, si combatte di strada in strada fra edifici sventrati dalle bombe. Tianjin prende l'aspetto di una Stalingrado cinese. Attaccata contemporaneamente dal nord e dall'ovest, Tianjin cade. Le truppe di Mao esultano, ma rimane ancora, quale ultima difesa, la sede dello Stato Maggiore. Anche questa alla fine capitola, alzando la bandiera bianca dopo un estremo tentativo di resistere.